Siamo con Alessandro Ferrini, tecnologo, ricercatore Indire, Didacta 2023 a Firenze, Fortezza Basso. Ferrini, lei è esperto di nuove tecnologie applicate alla didattica. In particolare volevamo chiederle qual è l'utilizzo delle stampanti 3D in funzione appunto scolastico, formativa. Come Indire noi abbiamo un progetto che si chiama Maker a Scuola, che prevede l'inserimento delle stampanti appunto in classe fin dalla primaria, quindi primaria, addirittura il ciclo della scuola dell'infanzia, e utilizza la stampante come, non come fine ultimo del lavoro, ma solo come strumento. Questo serve ai ragazzi per progettare tutta un'attività didattica che è basata su uno sfondo narratore. Ce ne sono diversi nel nostro progetto di ricerca da proporre, ma ovviamente gli insegnanti sono liberi di proporre i propri, che fa lavorare i ragazzi in gruppo, li fa progettare proprio su carta e poi realizzare alla fine tramite uno strumento di modellazione 3D, sempre prodotto da noi, fatto su misura per i ragazzi, anche per quelli più piccoli, in modo da creare i personaggi, diciamo così, della loro storia. Con questi sfondi narratori si possono toccare varie tematiche, per esempio la fisica. Ad esempio, in uno sfondo narratore era prevista una barca che dovesse trasportare dei pesi, quindi si doveva progettare la barca in modo che galleggiasse nell'acqua, e quindi il principio d'Archimede, la fisica. Oppure altre materie. Sicuramente un ambito multidisciplinare. Con più materie che vanno a contemporaneamente a convogliare nell'esercitazione laboratoriale. Esatto. Ma quindi mi sembra di capire che si può utilizzare anche con bambini dai 3 anni in su, non so, già nella scuola dell'infanzia e quindi anche della primaria. Esattamente, perché in quel caso i bambini si confrontano e progettano questa storia. Poi ovviamente la stampante la userà l'adulto, quindi il docente, ma i bambini vedranno il proprio prodotto finito sulla base di come l'hanno ideato loro. E la cosa più importante è che sicuramente sbaglieranno, e l'errore che commetteranno sarà un punto da cui ripartiranno per ricominciare. Quindi l'errore non è più visto come una cosa frustrante, ma come un'opportunità per migliorarsi confrontandosi insieme. Con il gruppo, quindi esatto. Un errore possiamo dire formativo. Esatto, questo ciclo si chiama Think, Make, Improve. Bene, esatto. Le istituzioni scolastiche, il Ministero, ma anche l'Indire, hanno identificato nella stampante 3D anche un elemento su cui investire. Continua a essere presente la stampante 3D all'interno della carta del docente. Sì. E quali sono i costi di una stampante base? Diciamo che le stampanti base vanno dai 300-350 euro in su e sono fatte apposta per l'uso in classe, quindi sono chiuse, non c'è pericolo per i bambini di infilarci le mani o farsi male. Poi ovviamente si sale a seconda dell'utilizzo che ne vogliamo fare anche a migliaia di euro, ma lì sono già strumenti un po' più professionali, tra virgolette. Allora, a Didacta si è parlato anche di blockchain. Esatto. Questa parola, questo anglicismo racchiude in sé anche dei contenuti in chiave didattica, scolastica e anche con l'utilizzo della stampante 3D. Ci può spiegare questa dinamica? Sì, esatto. Noi, come Indire, pensiamo fortemente che la blockchain, che è questa sorta di catena, questo database distribuito sul quale ad esempio si basano i bitcoin, sarà sempre più nel futuro un elemento presente nella vita dei nostri ragazzi, e quindi è bene che già da ora inizino a comprenderne il funzionamento, le potenzialità, i rischi e tutto il mondo che c'è intorno. Noi come Indire abbiamo ideato un gioco sempre per i più piccoli, composto da una sorta di puzzle che si va a costruire, che simula la blockchain e che fa vedere come le informazioni possono essere memorizzate in questa blockchain senza il pericolo che possa essere hackerata, perché la blockchain allo stato attuale delle cose non è hackerabile, quindi è sicura. Quindi tramite la stampante 3D abbiamo coniugato quello che la stampante 3D può fare con questo gioco qua, e l'abbiamo, diciamo, prodotto in casa noi. Ce lo siamo ideati, progettato e stampato. Quindi questo blockchain in qualche modo approda nella scuola attraverso, possiamo dire, la stampante 3D. Sì, anche perché i modelli che noi stampiamo e facciamo vedere
nei vari seminari che facciamo all'interno delle scuole, sono liberamente scaricabili dal sito dedicato sul portale dell'Indire, e quindi ogni scuola che possiede una stampante può ristamparseli e replicare il gioco con le istruzioni. Bene, allora invitiamo le scuole a utilizzare queste nuove tecnologie, in particolare la stampante 3D in chiave didattica, e ringraziamo Alessandro Ferrini, tecnologo e ricercatore Indire, per aver partecipato con la tecnica della scuola.